Non dico il falso e Dio sa che quel che scrivo è vero. Cioè, tutto sommato sono stato stupido, sono stato precipitoso. Avessi avuto un po' di pazienza, parlare con gli altri, confrontarmi, essere riconosciuto un po' da tutti, anche in modo ufficiale, essere incaricato da loro, forse le cose sarebbero state diverse. In seguito andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. E qui in mezza riga mette dentro parecchi anni di vita. Cioè, il fatto che mentre era là a Tarso in pensione, forse rifletteva anche sulla stupidità che il Grafasso, eppure sul fatto che lui si sentiva davvero chiamato da Cristo a annunciarlo, in seguito alla persecuzione scatenata dal Sinedrio a Gerusalemme, dopo la morte di Stefano, ottengono un effetto che se l'avessero immaginato si guardavano bene dallo scatenare quella persecuzione dei farisei, perché provocano la dispersione di molti cristiani da Gerusalemme, molti ebrei cristiani, e quelli ovunque arrivano non stanno lì buoni buoni nascosti con la paura di essere beccati a uno, no, annunciano Cristo. L'imprevisto è questo. E Antiochia di Siria in particolare non solo lo annunciano agli ebrei, ma anche ai pagani, che vedono interessati appena appena. Per cui nasce una comunità cristiana in forma spontanea, fatta di ebrei e pagani, che vivono insieme senza problemi. Ma questo per un ebreo è una cosa che fa problema. Ma anche agli apostoli fa problema, perché gli apostoli stessi non avevano ancora capito cosa aveva fatto di loro Gesù attraverso la sua Pasqua. Erano ancora convinti che in fondo Gesù dava a loro e a tutti gli ebrei che lo accettavano e lo riconoscevano una possibilità in più di vivere bene e in modo migliore la loro fede ebraica. Erano ancora legati lì. Non avevano ancora capito che con Gesù la storia della salvezza iniziava una tappa nuova, dove l'essere o no ebreo diventava secondario. Tappa fondamentale per arrivarci, ma da allora in poi perdeva l'importanza. Quando vengono a sapere che là discepoli, perché non li chiamavano ancora cristiani allora, discepoli di Gesù di origine ebraica e discepoli di Gesù di origine pagana convivevano insieme, celebravano insieme, mangiavano insieme, vivevano insieme, prendono Barnaba, che era una colonna della Chiesa, anche lui, nella prima generazione cristiana di Gerusalemme, che disse, bello, va là e vai da cosa succede. Lui va, vede quel che succede, percepisce il nuovo che sprizza fuori e ha un'intuizione, forse lo Spirito Santo che l'ha beccata pure, era quello che si era fidato di Saulo già a Gerusalemme, dice, ma io conosco uno che è proprio il calcio sui maccheroni in una situazione di questo genere, meglio di lui non ne conosco, e è là che marcisce a casa sua, neanche molto lontano. Allora va a Tarso, dove viveva, Saulo lo prende, se lo tira dietro e lavorano insieme per qualche anno, finché a un certo punto sarà Dio a spingere i due ad avviare l'esperienza dei viaggi missionari. Vi ricordate il primo viaggio? Chi è il capocordata? Barnaba e il suo gregario Saulo. Però quel viaggio finisce che Saulo non si chiama più Saulo ma Paolo, cambia nome durante quel viaggio. Il secondo viaggio addirittura si separeranno i due e Paolo sarà capocordata con altri aiutanti. Comunque, ecco, quando si dice Siria si richiama l'esperienza della chiesa di Antiochia e il fatto che Saulo ha lavorato lì per qualche anno. E quando si dice Cilicia, lì si accenna al primo viaggio missionario. Con una parolina c'è stato il primo viaggio missionario. E mentre tutto questo avviene, dice, le chiese della Giudea non mi conoscevano personalmente. Esse avevano soltanto sentito dire quel tale che una volta ci perseguitava, ora diffonde la nostra fede, mentre prima voleva distruggerla. Così per causa mia rendevano gloria a Dio. Cos'è che avviene durante il primo viaggio missionario? Il fatto dirompente che avviene durante il primo viaggio missionario di Barnaba e Saulo, e Paolo possiamo chiamarlo ormai a quel punto, che davanti al reiterato rifiuto di tante comunità ebraiche sparse nell'attuale Turchia, nell'Anatolia,
I due cosa dicono a un certo punto? Bene, voi rifiutate, ma anche non impedite a Dio di portare avanti il suo progetto di salvezza e non impedite neanche a noi di annunciarlo questo. Non ci ascoltate voi, andiamo dai pagani. Vi ricordate, no? Cioè, l'annunciare Cristo ai pagani da fatto occasionale, successo quasi per caso, nel caso di Antiochia di Siria, o successo dietro l'incarico particolare di Dio in alcuni momenti con Cornelio, con l'Etiope, insomma in vari episodi con altri apostoli, in questo caso diventa una scelta. Una scelta della Chiesa. 14 anni dopo, cioè finito il primo viaggio missionario, da Luca sappiamo che a provocare l'andata a Gerusalemme è un episodio, perché arrivano là dei giudeo-cristiani che cercano di mettere i bastoni tra le ruote, di spaccare la comunità e diciamo, eliminare questa anomalia che Antiochia rappresenta, la presenza tranquilla di ex pagani e ex ebrei, e questo provocherà appunto il primo concilio. Dice però comunque 14 anni più tardi, dopo una rivelazione del Signore, ritornai a Gerusalemme. Vi andai insieme con Barnaba, portando con me anche Tito. Qui non dice che questo non è lui che si tira dietro Barnaba, è Barnaba che si tira dietro lui. È ancora Barnaba il capocordato a questo punto. Però c'è anche Tito, e Tito non è un ebreo. È cristiano, ma pagano. È un greco. Là esposi privatamente alle persone più autorevoli della comunità la parola del Signore che annuncio ai pagani. Perché a questo punto, siccome è entrato nell'ingranaggio ecclesiale e sa che lui non può annunciare un Cristo come sembra giusto a lui, deve verificare se non solo sembra a lui, ma se lo è davvero quello che annuncia. E quindi non volevo che risultasse inutile il lavoro che avevo compiuto e che stavo facendo. E si assicuro che il Vangelo che annunciava fosse quello di Gesù. E con chi lo confronta? Con chi Gesù l'ha conosciuto? Gli apostoli. Gli apostoli che erano presenti in Gerusalemme in quel momento. Ebbene, neppure Tito, che era con me, benché non fosse ebreo, fu obbligato a sottomettersi al rito della circoncisione. Gli apostoli hanno accolto il mio Vangelo, hanno detto va bene, nello stesso tempo non hanno obbligato Tito a diventare ebreo. Quindi hanno confermato in questo modo la realtà della scelta che avevo fatto, che è poi quello che aveva fatto anche Pietro con Cornelio. No, non c'è ancora stato il concilio qui, Qui siamo prima del concilio, appena prima. Nella ricostruzione di Paolo, lui distingue il momento nel quale incontra gli apostoli lì, fa sapere quello che lui annuncia in giro, là dove annuncia il Vangelo, e il momento nel quale poi gli apostoli con i responsabili della comunità, sia di Gerusalemme sia anche sparse nella Giudea, si ritroveranno a riflettere, a discutere, a pregare insieme per capire qual è la volontà di Dio. Cos'è giusto per l'annuncio del Vangelo, per la salvezza? E quello sarà il concilio. Sono due fatti avvenuti uno dopo l'altro, il suo incontro con gli apostoli e lui li mette un po' insieme. Però ecco, a questo punto noi siamo davanti alla terza fonte del suo Vangelo. Il mio Vangelo è stato verificato dagli apostoli. E lo dice anche subito dopo.